Good afternoon, friends. Welcome to this live in Facebook. And today I'm going to be talking about the perfect product launch strategy that I've utilized with success throughout my career on Amazon. And today I'd like to share this strategy with you. So let me just pull up my my presentation that I made for this. I'm going to mute myself here. There you go. Right. So I'm going to share with you my presentation. Just bear with me one moment. We're having technical issues. So product launch strategy. To launch your product on Amazon, and get the product. So the aim of a product launch is to get your product to the very first page of search results on Amazon, because let's be honest, not many customers keep scrolling until they get to page 20 to find the product. Usually 95% of sales are made on the page one. So the focus of a product launch is to bring our product to the very first page of Amazon search results, and hopefully target for the very first spot, right? So you want to be ranking number one. So how to do that? You need to ensure that you've got a great listing. You need to be running automated campaigns at first to understand what keywords you need to then aggressively bid on with manual campaigns. Then you need to get your very first verified reviews. You need to determine how many giveaways you need to have in stock to run a launch. And then you launch your very first promo code on a Facebook, through a Facebook ad, which will send people to a ClickFunnels landing page. From there, you will ask your customers to leave you their name and email address. So you will start to create a list that you can start then using for any future launch. And you have to have a follow-up sequence for which we can use some softwares, which I will talk to you about in a moment. And then you need to create branding by creating Facebook pages, Instagram page, YouTube videos, Twitter account, and LinkedIn, so that you can start sending your brand throughout all the social media, so it creates awareness. And don't be afraid to contact influencers. So you will have to pay influencers that have got thousands and thousands of followers to help you to really boost your rankings. So let's go ahead and start with this presentation. There you go. So how to get your product to the page one and stay there. So to get your product to page one, you need to have done a combination of things first, right? You just don't launch a product. You just don't put a product on Amazon and you can expect it to be on the very first page as soon as you created it. So you need to make sure that you've created a great listing. They got reviews, they have run automated campaigns and manual campaigns, and launch the product efficiently, ensuring that you will stay on page one for a specific keyword even after the launch. And to stay on page one, you need to make sure that your listing is fully optimized. So to ensure that you've got a great listing, we need to make sure that our listing is fully optimized for keywords in your title, on the bullet points, on the description, and on the back-end keywords to rank organically, which will help us to stay on page one after the launch. To get the best keywords, we can use a software to get the keywords that the top five competitors for the product that we are launching are using to be on page one. So they are already on page one. What keywords are they using? We can use a reverse search engine software that will help us to understand which keywords they are using. And then we need to make sure that we have done our research from our competitors to see what kind of negative reviews they've had, so that we can really optimize our listing, make sure that those negatives will be our positive by making sure that the supplier, manufacturer that we will contact knows about these things and we can improve on them. And then we need to have
great pictures. So Amazon gives us the possibility to upload up to 9 pictures. So we should be, we need and we must ensure to have all those 9 pictures made by a professional graphic designer. So we need to spend some money to make sure that we are having pictures with lifestyle. Obviously not the very first picture, which needs to have a white background, but all the other 8 pictures, we need to make sure that they've got the features, lifestyle, and they are the measurements and a very good description of the products, dimension, weights, and things like that. So the customers can right away understand what they are buying. Get the very first verified reviews. So in the US, we can use something that is called the Early Reviewer Program, which is a paid program that Amazon offers and will help you to get the first 3 to 5 reviews. You can just go into the Early Reviewer Programs on Amazon.com and enroll, and it's that easy. I think you pay about $60 per review. And Amazon will offer a voucher, for a gift card of $3 to incentivize customers to leave a review. Now, this is only available in US. So how do we do in Europe and other places? We can still ask friends. I would not recommend to ask family to leave a review on your product. Reason why? Because recently, Amazon has become very, very strict for what is about leaving reviews. And if they are coming from somebody that is has got your same surname or is part of your family, they will probably get removed. And you could also get in trouble by Amazon getting your account shut down. And then you need to go to the trouble or try to get reinstated, etc. So you want to avoid having family to leave reviews, but you can certainly ask friends. You will offer a discount, which I'm going to cover in a moment. And they can buy the product and leave the review. Just make sure they don't leave the review all in the same days. Otherwise, you still could get in trouble like that. And then you need to make sure that for each sale that you make, you've got a follow-up sequence for which, again, we can use some software that I will show you in a moment. So that after the customer receives the product, they will leave a review. Another method that we can use is leaving leaflets. So you can ask your manufacturer to put some leaflets saying something along those lines. Hey, if you're happy with the product that you've received, get to this URL and let us know how you found it. So hopefully you're going to get some good reviews out of that as well. So next thing we need to do is run an automated campaign. As soon as we listed the product, we need to run an automated campaign on Amazon to determine what customers are typing when they are searching for your product. Right. Once we've done that, we will also run a reverse search for the competitors that are already on page one. And we will get all the main keywords with the highest volume search that people are using, more than 1,000 searches per month on those keywords that we will then use along with the ones that we found from the manual campaign, from the automated campaign, to aggressively bid on those keywords and help the product rank. So our target is to get it ranking as soon as possible. And then with time, we need to optimize the bidding to keep our ACoS, advertising or cost per advertisement, to keep it down. So you will look at your reports, and from the reports, you will understand which keywords are converting and which ones are just getting clicks but not converting, which those are going to get either removed or you need to lower the bid to make sure that your ACoS goes down. What recently Amazon advised me to do was actually to make it higher than what your competitors are doing so that you will drive more traffic and it runs the ACoS down. But I'm still testing that. But to avoid and high ACoS, you would probably add those to the negative keywords, and I would keep bidding on those keywords that are generating the highest sales. Next thing we need to do is creating a promotion on Amazon for your giveaways. Now that we've got the listing is fully optimized, we got great title, we've chosen our keywords for the title, bullet points,
description and backend keywords to rank organically as well. Now it's time to do our giveaway. And to do the giveaway, we need to create a promotion on Amazon, which we're gonna offer a percentage off, right? And I would advise you to do a percentage, no lower than 80% money off, because we need to then determine how many giveaways we need to have in stock for the launch. So how do we know how many products do we need to give away during the launch? So first of all, the launch must last at least 8 days, because Amazon algorithm refreshes every week. So we wanna run it for at least 8 days. And the launch is basically a process of getting sales for a keyword or phrase that will allow you to rank for that specific keyword, right? The key is to understand how many products you should sell in a short period of time to get to the very first page and on the first spot. And to do this, I use a specific tool that is called Cerebro from Helium 10. Helium 10 gives me the possibility to, first of all, as I explained just a minute ago, search the keywords that the people that are already on page one are using to be there. Right. Once they are determined what keywords I've got on my title, bullet point, description, and backend keywords, I can also see on Cerebro how many products these people are giving, are selling daily. So to make sure that I get to the page one, I need to outsell them. Right. So I need to be selling more than what they are selling on the page one. So it's, let's say that the product you are competing with is selling 10 units per day. You would want to do a giveaway for at least 11. So you are outselling it. And Amazon algorithm, when it refreshes, will see that you are selling more than the first person, and that will get you to the very first spot of the Amazon search for the particular product. And as I said, Cerebro, I've got that data built in, which I show on my training programs. And you can definitely understand how many promo codes you need to create and how many giveaways you need to give out for those 8 days. So once you've done that and you've run your promotion for 8 days and you hopefully will be on the page one, the only thing that will keep you on page one is that you must have chosen the right keywords that are relative to your products, and that the description, the bullet points, and the title, and the picture, everything will want your customer to click on your products compared to the others. So that will allow you to keep on the page one also organically. So the way I launch my products, so there are different ways to launch your products to get to the page one. You can use paid systems such as Viral Launch or Page One FI, or using Facebook, right? I use a system that I need to have Facebook, ClickFunnels, and follow-up sequence software. So the first thing you do, obviously, creating a promo code that you need to click under the advertising tab and ensure that you are giving away just one to each customer, so that you won't get your inventory wiped up just from one customer, right? And there are some softwares on Cerebro that allow you to protect your inventory as well. So I highly, highly recommend you to use Helium 10 for that as well. And again, I could stay here a week talking about launching, but this is just a presentation to give you just the strategy that I use. But all further information is provided on my training programs, where I really dig into it and show you the screen for each software that I use and how I do it on Amazon, Cerebro, et cetera. So as I said, the discount offer should not be lower than 80%, because you want to really drive customers to buy. So your target is to sell the giveaways that you need to outsell your competitors and hit the top spot on page one of search results. So you will create a Facebook ad, which will say, hey, grab our opportunity here, a fantastic opportunity here. Get our product discounted by 80%, click here, right? So once people will click on that, they will go into a ClickFunnels landing page. When they go into the ClickFunnels landing page, what you want to do is ask, create a landing page with ClickFunnels where you send people that will click on your Facebook ad.
from your business or brand fan page. So obviously you need to create a brand page for your product, for your brand. And once they get there, you will grab their email address and their name. What you are trying to do here is creating a list of raving fans that you can then target on every future launch for your products. And once you got that, you can then follow up those customers with a follow-up sequence for which you can use software such as ClickFunnels Actionetics or Keebly or JumpSend. And you will, you know, for example, Keebly is the one that I use right now. As soon as it connects directly to Amazon, and as soon as the product is sent, there is a tracking number that Amazon will put there, and Keebly knows when the product has been delivered to contact the customer and say, hey, by now you should have received your potato peeler. Let us know how it's gone, right? And it basically ask the customer to follow a URL where they can leave a review. So next thing you need to do is make sure that you've got a Facebook, Instagram page for your brand. Make sure that you do YouTube videos that you can also post in your pages showing how your product works. A Twitter account, a LinkedIn account, so that you are branding your brand. And don't be afraid to contact influencers by paying them to promote your product, okay? So you can pay up to about, don't pay more than $500 to get somebody that is in your niche or somebody that has got thousands and thousands of followers to, you will send them one of your products, obviously, for free. And they will make a post showing your products to their audience. And this will definitely drive sales to your product, increasing your brand, and hopefully sticking to page one all the time. Obviously, these are just steps that need to be taken to get to the page one. You could get to the page one by day 4 to 8 with this strategy. It's proven to be worked by thousands of professional Amazon sellers. And I can guarantee you it works as well by my own experience. But then you need to remember that to stay on page one, even if your listing is fully optimized, great picture, etc., that you need to keep optimizing it. You can just stand there because competitors come every single day. And make sure that you are continuously optimizing your pay-per-click on Amazon. So make sure that your ACoS keeps down. And make sure that if your title is your keywords are not performing well, you can optimize the listing again. So this is something that we do actually weekly. We've got a full-time person in our business that continuously optimizes our products to ensure that we stick to page one. I hope this presentation was useful for you. And if you've got any questions, just drop them on the comments in here, and I will then read all your comments. And if you need anything else that I can help you with, just let me know, and I will go live again next week with whatever topic you want me to talk about. Until then, have a nice weekend. And now I'm going to switch to Italian for my Italian friends, and I'm going to go through the presentation again. Thanks for watching, and I'll see you next Friday. Thanks. Ragazzi, buonasera. In questo video, prima di tutto fatemi vedere chi è online. Fammi finire un attimino qua. Devo andare su Facebook per vedere se avete delle domande. Voglio vedere chi è online. Un attimino, non so che pagina siamo. Eccomi qua, abbiamo Casey Francis. Hello Casey, hello Gus, how you doing? Domonica, how you doing guys? Welcome. So as I said, Casey, I'm gonna switch to Italian now so that my Italian friends can see the same presentation that I just introduced in English. So buonasera ragazzi, ora cominciamo a parlare in italiano e rifarò la presentazione tutta in italiano. Fatemi assicurare che sto facendo vedere lo schermo prima di tutto. Dopo che avrete visto la presentazione andrò di nuovo sulla pagina di Facebook per vedere se avete delle domande con cui vi posso aiutare, ok? Adesso sto facendo vedere la prima pagina, torniamo ad andare qua su. Ok, questo video oggi è tutto riguardo la strategia di lancio prodotto.
per lanciare un prodotto nella prima pagina e per farlo restare sulla prima pagina. Per fare questo, dobbiamo assicurarci di avere un listino fatto molto bene. Dobbiamo fare delle campagne automatiche, delle campagne manuali. Dobbiamo avere delle prime recensioni. Vi dirò tutto man mano che andiamo avanti nella presentazione, come si fanno queste cose. Questa è solamente l'introduzione per farvi vedere quali sono i punti principali da seguire durante un lancio. Poi dobbiamo determinare quanti prodotti dobbiamo fare come giveaway, dobbiamo dare via, diciamo, entro 8 giorni, perciò dobbiamo assicurarci che abbiamo abbastanza inventario da vendere per questi 8 giorni. Poi dobbiamo lanciare il nostro promo code, il nostro codice di sconto su Facebook. Dobbiamo creare una pagina su Facebook per la nostra marca. Poi da Facebook sarà una cosa come: guardate il nostro prodotto, se volete comprarlo all'80% di sconto, cliccate qua. Da lì andranno da Facebook su una pagina di ClickFunnels dove dovremo recuperare il loro email, il loro nome, perché vogliamo creare una lista di fans per la nostra marca che poi possiamo usare in futuro attraverso una sequenza di email che manderemo dopo che hanno ricevuto il prodotto anche nei lanci futuri. Perciò dobbiamo cominciare a crearci una lista di fans sfegatati per la nostra marca che potremo utilizzare ancora e ancora dopo nei prossimi lanci per i prossimi prodotti. Poi dobbiamo creare una pagina di Facebook, Instagram, fare dei video su YouTube, una pagina Twitter, una pagina LinkedIn, tutto per crescere la nostra marca, far vedere nel social media. Dobbiamo far vedere il più possibile la nostra marca al mondo, no? E poi non abbiate paura di contattare influencers. E vi darò più dettagli di tutto quanto adesso. Ora, come creare un prodotto che vada nella prima pagina e stare lì? Lo scopo del product launch è di avere il prodotto nella prima pagina della ricerca di Amazon. Se per esempio un cliente sta cercando per un pelapatate, vogliamo assicurarci che il nostro pelapatate sia nella prima pagina e possibilmente tra i primi tre. Ora, questa tecnica è stata già utilizzata da migliaia di venditori professionisti su Amazon e ve la posso garantire che funziona. Ci sono molte tecniche di lancio, però questa è quella che sto utilizzando e che mi sta funzionando benissimo. Per assicurarci che il prodotto arrivi alla prima pagina e stia alla prima pagina, perché non vogliamo che poi facciamo il lancio e dopo il prodotto scende di ranking, il best seller ranking scende, non restiamo là. Dobbiamo assicurarci che abbiamo creato un listing perfetto. Dobbiamo assicurarci di avere un paio di recensioni. Abbiamo una campagna automatica che ci ha detto che parole chiave usare e su di quelle parole chiave possiamo poi creare una campagna manuale. Abbiamo lanciato il prodotto efficientemente assicurandoci che starà nella prima pagina per una parola chiave, keyword specifico. E di nuovo, per stare nella prima pagina il prodotto deve essere pienamente ottimizzato. Adesso, come ci assicuriamo che il prodotto è stato ottimizzato? Dobbiamo assicurarci che il titolo, i bullet points, la descrizione e le keywords che vanno al di dietro del listing di Amazon sono ottimizzati prima di lanciarli. Per fare questo, c'è un software che io uso che si chiama Helium 10. Mi dà la possibilità di prendere gli ASIN dei primi 5 competitori per il prodotto. Se per esempio facciamo l'esempio del pelapatate, se io ho 5 competitori nella prima pagina, che sono quelli che vendono di più, con Helium 10 posso mettere i loro ASIN e vedere quale parole chiave stanno usando per arrivare alla prima pagina. Un'altra cosa che volete fare è fare la vostra ricerca di tutte le recensioni negative che hanno avuto i vostri competitori in passato e assicurarvi che queste sono state fatte presenti al vostro fabbricante che a sua volta assicurerà che quei difetti non esistano nel vostro prodotto, così che le recensioni negative dei vostri competitori saranno il vostro forte e questo vi aiuterà
ad aumentare il best seller ranking, perché voi non avrete quelle recensioni negative che hanno avuto con i vostri competitori, perché voi le avete ottimizzate dal fabbricante. E poi l'ultima cosa, una delle più importanti, usare tutte le nuove fotografie che sono a disposizione su Amazon, però non fotografie fatte col telefono. Dovete assicurarvi di spendere un po' di soldini e pagare un graphic designer professionista che vi faccia fotografie che abbiano le migliori, che abbiano soprattutto la descrizione del prodotto, le misure, il peso, abbiano fotografie di lifestyle, di vita reale, di come stanno pelando di come stanno pelando una patata, per esempio, fotografie che siano di risoluzione molto alta, così che quando un cliente sta cercando il pelapatate, vede le vostre fotografie, vede la descrizione, il titolo, questo è quello che voglio. Volete che clicchino per quella parola che avete scelto, per quella keyword, volete che clicchino sul vostro prodotto. Per avere le prime recensioni verificate, le prime recensioni reali, in America, se state vendendo in America, c'è un programma che si chiama Early Reviewer Program, che vi dà la possibilità di pagare Amazon, mi sembra che sono $60 per recensione, però questo è completamente legale perché ve lo sta offrendo Amazon stesso, perciò non c'è il rischio di avere queste recensioni rimosse. Però questo è solo disponibile nell'account americano, purtroppo negli altri account, negli altri marketplace non è ancora possibile e perciò noi possiamo ancora chiedere a amici, assicuratevi che gli amici non abbiano il vostro stesso cognome, perché Amazon è diventato molto, molto severo, per quanto riguarda le recensioni fasulle. Potreste anche avere il vostro account chiuso da Amazon per recensioni fasulle. Perciò potete continuare a chiedere ad amici, assicuratevi che però non le lasciano tutte nello stesso giorno. E si può continuare a fare questo perché per fare un lancio bastano anche dalle 3 alle 5 recensioni. Perché dopo tutto un cliente che va a cercare un prodotto, anche se non ne avete 1500 e vede che avete 4-5 recensioni e sono tutte positive, allora incominceranno a fidarsi del vostro prodotto. Poi le recensioni continueranno a crescere con le tecniche che vi dirò adesso, che una delle quali è la sequenza di email che manderete per ogni ordine, che darà un'incentivazione ai clienti di lasciarvi una recensione. Ora, quando avete creato il vostro listino, dovete fare una campagna automatica e la dovete far correre per 2 settimane, ok? Creerete una campagna automatica con un budget, che ne so, di 10 euro e vedete, e la lasciate scorrere per un paio di settimane. Per far sì che Amazon capisca che parole stia digitando un cliente quando sta cercando il vostro prodotto. Ora, una volta che avete fatto la campagna automatica, potete scaricare un report di Amazon che vi dice tutte le parole che sono state cercate e che hanno fatto cliccare clienti sul vostro prodotto. A quel punto si fa una campagna manuale con quelle parole che vi sta dando Amazon, più una ricerca inversa, come vi ho spiegato prima, usando Helium 10, un software che si chiama Cerebro, delle parole chiave che stanno utilizzando i vostri competitori che già sono nella prima pagina. Cercherete le parole con una ricerca minima con un volume minimo di 1000 ricerche al mese. E utilizzerete tutte queste keywords per bid aggressivamente, ora bid non mi ricordo come si dice in italiano, per puntare aggressivamente su quelle parole chiave che avete trovato dalla campagna automatica che avete appena fatto e dalla ricerca inversa delle parole chiave dei vostri competitori, e dovete continuare a ottimizzare questo bidding, per far sì che il vostro ACoS, che è la spesa di pubblicità del pay per click su Amazon, per tenerlo giù. Per tenerlo giù si faranno altri riporti e tenete a mente che per ridurre l'ACoS è una cosa che bisogna ottimizzare continuamente.
Non è una cosa che si fa dall'oggi al domani, perché ci saranno delle parole su cui la gente sta cliccando, ma non vi stanno dando vendite. Questo fa salire l'ACoS. Per diminuire l'ACoS, dobbiamo rimuovere quelle parole che non stanno generando vendite, ok? Per fare il lancio, dovete creare una promozione su Amazon con una percentuale di sconto, minimo 80%. Non volete andare troppo in su perché anche lì Amazon, se avete una promozione, se avete delle recensioni che vengono da un giveaway di 95%, Amazon potrebbe anche insospettirsi e togliere quelle recensioni. Una volta che avete fatto la promozione su Amazon, dovete determinare quanti giveaway dovete dare al giorno e anche questo vi viene dato da Helium 10 con Cerebro. Quando mettete gli ASIN dei vostri 5 competitori, dovete guardare il competitore, quei prodotti che sono più simili al vostro e che stanno usando le parole chiave più simili a quelle che state facendo voi. Cerebro vi dà il numero totale di quanti giveaway dovete dare durante gli 8 giorni. Perciò, se questo competitore sta vendendo 80 in 8 giorni dovete dare almeno 10 giveaway al giorno attraverso la pubblicità su Facebook, ok? A cui mi riferirò in un minuto. Però, siccome voi volete arrivare al primo gradino della prima pagina, se quelli ne stanno vendendo 10, voi ne volete vendere almeno 11 o 12, che questo darà all'algoritmo di Amazon un'indicazione che voi state vendendo più della persona che già sta nella prima pagina. E questo vi dà la possibilità poi, dopo gli 8 giorni, e perché 8 giorni? Perché Amazon si aggiorna ogni 7 giorni. Se dopo 7 giorni vede che voi avete venduto per 8 giorni continuamente più di quello che sta nella prima pagina, allora anche voi andate automaticamente, matematicamente alla prima pagina. E anche per questo, come ho già detto, utilizzo Helium 10. È un software di Helium 10 che si chiama Cerebro, che potete anche utilizzare per le parole chiave, come ho spiegato prima. A questo punto avrete già creato una pagina su Facebook per il vostro pelapatate con la marca del pelapatate. Sulla pagina di Facebook creerete un Facebook ad dove direte: "Ehi, abbiamo appena lanciato il nuovo prodotto, lo potete prendere qua per un tempo limitato con 80% di sconto, cliccate qui." Ok? E questo è un metodo molto buono per crearvi anche una lista di clienti che potrete poi usare come target, come obiettivo per tutti i lanci futuri dei nuovi prodotti che creerete. Perciò da Facebook, una volta che cliccano là, li mandate su una landing page creata su ClickFunnels. Landing page è una pagina dove avrete il vostro prodotto, dove ci sono le fotografie che avete anche messo su Amazon, però non li state mandando direttamente a Amazon. Perché? Perché a Amazon piacciono le vendite che avvengono al di fuori di Amazon. Vi aiuta molto di più col best seller ranking, vi aiuta molto di più ad arrivare a quel obiettivo che per voi è la prima pagina, è il primo gradino della prima pagina, no? Perciò Facebook ad, prendete il nostro nuovo prodotto, 80% di sconto, cliccate qua, li mandate su ClickFunnel, ma su ClickFunnel ancora. ClickFunnel è un software praticamente su cui potete creare tantissime cose che si può utilizzare per tutti i tipi di business, però qui volete catturare il loro email e il loro nome. Perché? Perché una volta che catturate il loro email e il loro nome, praticamente su ClickFunnels, nella pagina dove li mandate, chiedete nome e email, clicca qui per avere il codice per sconto che poi utilizzeranno quando vanno su Amazon. Perciò quando cliccano, dopo che hanno messo l'email e il nome, cliccano e li porterete su un'altra pagina dove ci sarà il promo code. Usa questo codice per avere 80% di sconto, clicca qui. C'è lì l'URL,
dove cliccano andranno adesso sul vostro prodotto di Amazon. Questo si chiama two-step URL, che praticamente sta dicendo ad Amazon che questo prodotto sta vendendo per queste keyword particolari, perché voi state puntando tutto su queste parole chiave di cui abbiamo appena parlato, no? A quel punto vanno su Amazon e comprano il vostro prodotto, possono applicare il coupon code e prendono il prodotto a 80% del costo. Ok? Perciò se una cosa è a 10 sterline, 10 euro, anche se poi io vendo un minimo di 17-20, quel prodotto costerà solamente 2 euro. Ok? Però un'altra cosa fondamentale avviene quando catturate la loro email, che avete adesso una email e un nome che verrà seguito da altri software. Io utilizzo Keebly, però si può anche utilizzare JumpSend o si può anche utilizzare un programma all'interno di ClickFunnels che si chiama ClickFunnels Actionetics, che praticamente una volta che il cliente mette il loro nome e la loro email, clicca su questa cosa, prendi il tuo codice ora e vanno nell'altra pagina dove poi gli darete il codice. A quel punto voi avete catturato la loro email e potete usare la loro email per seguirli in futuro con nuove promozioni. Perciò ogni volta che avrete un nuovo prodotto, vi state creando mano a mano una lista sempre più grande, sempre più grande, sempre più grande, che vi aiuterà ad avere recensioni in un battito d'occhio, perché poi quando cominciate ad avere 100-200 persone, avete garantite almeno 5-10 recensioni subito non appena lanciate il prodotto, ok? E poi l'ultima cosa che dovete fare è assicurarvi che non abbiate solamente la pagina di Facebook, ma volete essere presenti in tutti i social media. Perciò create la pagina della vostra marca su Facebook, da dove farete i vostri Facebook Ads, Instagram, YouTube, fate video di YouTube che poi potete pubblicare su Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, e assicuratevi che la vostra marca sia conosciuta a livello mondiale in tutti i social media. E poi l'ultima cosa, non dovete aver paura di spendere un po' per contattare Facebook o Instagram o Twitter influencers. Gli influencers sono quelle persone che, se per esempio stiamo vendendo una cosa di proteine per la palestra, potete cercare delle persone che hanno centinaia di migliaia di followers su Instagram. Potete contattarli in privato e loro vi diranno sì o no, più delle volte vi diranno di sì, e potete pagarli, non pagateli più di 500 euro, però cosa fa questo? Gli manderete un vostro prodotto gratuitamente e loro pubblicizzeranno questo prodotto nella loro pagina di fronte a quelle migliaia di persone che già li seguono e vedrete le vendite andare molto in alto, e anche questo vi aiuterà col vostro best seller ranking e vi aiuterà a restare nella prima pagina di Amazon. Ok, questa è una sintesi di quello che è di quella che è la strategia di lancio che sto utilizzando. Oltre che Facebook, ClickFunnels, potete utilizzare anche altri software che esistono a pagamento, dove non spendete meno di 500 dollari o 500 euro per lanci con Viral Launch o PageOneify. Ci sono tanti software che si usano. Questo è uno dei sistemi che però mi sta funzionando meglio e che posso controllare, perché poi anche la mia pagina di Facebook, non so se siete conoscenti di come funzionano le pubblicità su Facebook, Facebook si fa i soldi dalle pubblicità, incominciano ad avere un'idea di quali sono i clienti, le persone che hanno visto questo prodotto, che hanno cliccato e che hanno comprato, e si comincia a creare un look-alike audience, si chiama, un audience che volete poi utilizzare, potrete poi utilizzare man mano che Facebook incomincia a fare conoscenza dei vostri clienti per tutti i futuri lanci. Ok, spero che vi sia piaciuta questa presentazione. Ora ho un paio di minuti per per vedere le vostre domande. Mi sposto su Facebook perché non vedo niente al momento. Vediamo se vi posso aiutare in qualche modo. Ale Milano mi dice: lo sconto massimo non era 50%. Lo sconto dipende da quello che vuoi fare tu. Allora, il lancio è
una parte del business dove stai rischiando. Puoi anche perdere nel lancio. 50% magari non converte bene come l'80%. Io raccomando sempre l'80% minimo, Ale. Poi abbiamo Gus, $60 per una recensione. No, 60. Mi sembra che sono 60, Gus. Ora non mi ricordo perché non l'ho fatta un paio di settimane fa, però io ho degli impiegati a cui io do le istruzioni e loro lo fanno per me. E hanno carta bianca per quanto bisogna spendere affinché sia una cosa che mi aiuterà a crescere il business. Però sono più che sicuro che sia $60. Ok, ragazzi, io non vedo altre domande, non so se ci siano ritardi qua. Ciao Angelo. Per adesso non vedo altre domande, non capisco se sia un po' di delay nel Facebook Live, però se avete alcune domande non esitate a mandarle qua, risponderò, o se volete che vi parli di altre cose su cui avete dei dubbi o necessitate di chiarificazioni, metteteli nella pagina, quelle saranno dei topici, si dice, che userò nei prossimi live, ok? Vi ringrazio per sintonizzarvi sulla mia pagina anche oggi e vi auguro un buon weekend. Grazie a tutti, ciao!